È il momento del nostro collegamento social con Luca Pompei per parlare di un'importante convenzione che è stata firmata a Pescara tra l'amministrazione comunale e l'Università Gabriele D'Annunzio per la gestione dell'Urban Box, per intenderci il punto informativo che si trova in Piazza Salotto. Buon pomeriggio Luca. Ciao Paolo, sì, dici bene, il contenitore presente da tanti anni a Piazza Salotto, spesso purtroppo tenuto inutilizzato e disadorno, finalmente da settembre avrà nuova vita e nuova operatività. Vi faccio vedere subito le immagini della convenzione firmata questa mattina in sala giunta al comune di Pescara, la presenza del sindaco Carlo Masci, del magnifico rettore Sergio Caputi, dell'assessore comunale Alfredo Cremonese e della prorettrice Augusta Consorti. Ecco la firma della convenzione. Che cosa accadrà da settembre, Paolo? L'Università Gabriele D'Annunzio prenderà in gestione l'Urban Box, non solo per una serie di attività promozionali dell'Ateneo. All'interno ci saranno strutture multimediali che faranno un po' vivere l'università con tutte le sue iniziative, i suoi corsi e quant'altro ai tanti ragazzi che vorranno visitare, ma sarà anche un punto di promozione per quel che riguarda la città di Pescara, dove l'Università Gabriele D'Annunzio, ricordiamo, con le facoltà di economia e lingue e in particolar modo di architettura si sono integrate ormai da decenni. Dunque nuova vita per l'Urban Box di Piazza Salotto a Pescara, da settembre sarà gestita dall'Università Gabriele D'Annunzio. A te Paolo.